Voxa C30 o Voxa C30? Ciao ragazzi, sono Pietro e oggi sono qui per parlarvi della serie custom di casa Vox ed in particolare del loro amplificatore più blasonato, il Voxa C30, che ci viene presentato in due varianti, la Voxa C30 C2 con CONI Celestion Greenback e la C2X con CONI Alnico Blu. Due conature differenti per lo stesso identico amplificatore con le stesse identiche caratteristiche a livello di preamplificatore e di finale, ma due timbriche molto diverse. E adesso le andremo a sentire e andremo a capire effettivamente quali sono le principali differenze in vari generi e vi farò sentire i suoni ripresi alla stessa identica maniera, anche con le stesse identiche caratteristiche per quello che riguarda i pot di questo amplificatore, quindi sia a livello di equalizzazione che proprio di suono. Sentirete due amplificatori apparentemente uguali, ma con un timbro decisamente diverso. Se parliamo di CONI Greenback, sicuramente avremo e ci aspettiamo delle sonorità un po' più focalizzate sulle medio-alte, mentre invece con gli Alnico Blu ci aspetteremo un suono un po' più focalizzato sulle medio-basse. Due suoni in ogni caso stupendi, che hanno fatto la storia del rock dai Beatles fino agli U2. Tantissimi altri nomi hanno utilizzato questo amplificatore, sicuramente pensiamo anche a Brian May dei Queen, per esempio, che ha sempre dichiarato di prediligere il cono Alnico Blu. Vi assicuro un suono veramente molto bello che ha fatto la storia del rock e adesso andremo un po' a guardarlo. Ma partiamo innanzitutto da quelle che sono le caratteristiche che accomunano queste due versioni di questo splendido amplificatore. Anzitutto il design è assolutamente identico, i due amplificatori non si distinguono, quindi classico design di casa Vox come potete vedere qua nelle immagini, quindi la griglia con il Tolex marrone davanti, la classica maglia color oro con la scritta Vox e assolutamente i controlli che sono i classici della C30. Vediamo quindi due canali con gli ingressi dedicati e due stadi di gain diversi, il canale normale diciamo con gain low and high, ma soprattutto il canale più blasonato e quello che vi farò ascoltare di più, che caratterizza questo amplificatore, che è il canale cosiddetto top boost, che ci porta veramente alle sonorità storiche del rock. Ma andiamo immediatamente a vedere quelli che sono i controlli sul pannello di questo Vox AC30. Come vi accennavo, i controlli sono identici sia nella versione C2 che nella versione C2X. Andiamo subito a vedere e capiamo un po' quelle che sono le caratteristiche di questo magnifico amplificatore. Innanzitutto, come vi accennavo, vedete qua abbiamo gli ingressi sia high sia low, quindi due stadi di gain diversi, due livelli di gain diversi per entrambi i canali, canale normal e canale top boost. Abbiamo poi i controlli dedicati per ognuno dei canali, un controllo solo di volume per il canale normal, mentre abbiamo controllo di volume alti e bassi per il canale top boost. Molto importante il controllo del volume, che va ad agire fondamentalmente sullo stadio di preamplificazione e a decidere quello che è il gain del nostro amplificatore. Vi spiegherò dopo come funziona in relazione agli altri controlli. Abbiamo poi uno stadio di effetti con un bellissimo riverbero, controlli molto sensibili che ve lo farò sentire dopo, ci permettono di inserire, disinserire e di decidere anche quella che è la tonalità del riverbero a livello di suono e poi un bellissimo tremolo. Il classico tremolo del Vox AC30 con un controllo di profondità che ci permette di inserire e disinserire il tremolo stesso e un controllo di velocità veramente splendido per ottenere sonorità proprio tipiche di questo amplificatore. Infine lo stadio finale, che controlliamo sia con uno speciale controllo denominato Tone Cut ed è veramente unico su questo amplificatore, chi conosce la C30 lo conosce, è un controllo che permette di agire sull'equalizzazione del canale top boost per andare a regolare quelle che sono le frequenze medio-alte e quindi proprio di fare, come dice la parola stessa, un taglio del tono. E poi il più classico controllo del volume, che è molto importante come vi accennavo, perché abbinato al controllo del volume dello stadio di preamplificazione ci permette di bilanciare il volume globale dell'amplificatore quando andiamo ad alzare il
volume dei due canali, il volume dei due canali che funziona come gain di fatto. Quindi vi farò sentire dopo, andando ad aumentare al massimo questi volume, noi otterremo dei gain differenti e una pasta sonora assolutamente differente che questo Tomcat ci permette poi di andare a regolare, ad affinare e a migliorare. Infine vi faccio vedere, abbiamo due switch, uno per l'accensione e uno per il bypass delle valvole. Sul pannello posteriore invece troviamo un'uscita per speaker esterno, quindi possiamo attaccare la cassa che ci piace di più in due modi diversi. Con un'uscita possiamo attaccare semplicemente una cassa esterna e quindi aumentare ulteriormente la potenza. Con l'altra uscita invece possiamo attaccare la cassa esterna ma escludere i due coni, quindi andare ad utilizzare solo lo stadio di preamplificazione e di finale con il nostro cono preferito, con la nostra cassa preferita. Di fianco abbiamo uno switch che ci permette di selezionare l'impedenza, molto importante, possiamo scegliere tra 8 e 16 ohm. Vi sottolineo l'utilità dell'uscita di questo amplificatore che esclude i due coni. Ci permette di andare per esempio in un attenuatore di potenza per poterlo usare in situazioni anche studio o comunque con gli aggeggi che vanno un po' di moda oggi e che ci permettono di registrare in maniera anche molto più semplice. Molto molto comoda quell'uscita. Completa il tutto sul pannello posteriore un loop effetti comodissimo che ci permette di attaccare in loop i nostri pedali preferiti. E corredato di uno switch che ci permette di accenderlo e spegnerlo. Abbiamo poi l'insert di un foot switch esterno che ci permette di attivare il proprio dedicato a un foot switch della Vox, che ci permette di attivare riverbero e tremolo e quindi di avere il controllo anche a distanza dei due effetti. Questo è tutto. Gli amplificatori Vox AC30 C2 e Vox AC30 C2X, come vi dicevo, sono veramente molto belli, molto versatili, ma che sottolineano quelle che sono le caratteristiche British di questi amplificatori. Ve li farò sentire adesso in differenti modi, sia stand alone che anche nel mix di alcuni brani, diciamo, di alcune sonorità un po' tipiche. È un amplificatore, come vi dicevo, che ha fatto la storia, perché lo ritroviamo dai Queen agli U2, ma tantissimi nomi di chitarristi che hanno utilizzato questo magnifico amplificatore. Un amplificatore che ha delle caratteristiche molto proprie, si discosta dagli altri marchi proprio per queste caratteristiche timbriche molto molto belle, molto blasonate. Ci permette anche di attaccare pedalini esterni e quindi è molto versatile come amplificatore nei due canali Norman e il canale Top Boost, che è, diciamo, il marchio di fabbrica. Andiamo ad ascoltarlo, non ci resta adesso che andare un po' a sentirlo nelle varie versioni. Come vi avevo già detto, utilizzeremo una microfonazione identica per le due versioni, giusto per andare veramente a parità di regolazioni ad ascoltare le differenze timbriche. Buon ascolto! Eccomi qua, come vedete mi sono armato di questa bellissima Vox Bobcat con tre single coil. Andiamo ad ascoltare questo amplificatore. Switcherò tra Vox AC30 C2, quindi con i Greenback, e Vox AC30 C2X con gli Alnico Blu. Sentirete a parità di brano, di sonorità, di regolazioni, quelle che sono le differenze. Come ho regolato l'amplificatore? Allora, utilizzeremo un po' del suo riverbero, che è molto molto bello. Inizierò dal canale normal a farvelo sentire. Canale normal nell'ingresso high. Ingresso low e high, come vi accennavo, variano per la quantità di gain che hanno. In questo caso, per questa dimostrazione, mi interessa farvi sentire un po' la sonorità un po' più ricca di gain, quindi utilizzerò per entrambi i canali l'ingresso high. Per il resto le regolazioni sono abbastanza flat. Ecco qua, vedete un po', come vi accennavo, un po' di riverbero. Mettiamo le regolazioni treble in bass flat e per il resto è solo questione di quantità di volume. I due amplificatori sono entrambi accesi, microfonati. Io switcherò tra l'uno e l'altro per farvi sentire un po' come suonano. Iniziamo con posizione dei pickup centrali, quindi una sonorità abbastanza neutra. Utilizziamo i due pickup ponte manico con un pizzico di pickup centrale e vi faccio sentire un po' come suona. Partiamo dal Celestion Greenback e
questa è la sonorità. Metto in muto tra una scena e l'altra per non farvi sentire il microfono. Passiamo ora alla stessa sonorità ma con l'alnico blu, stesso esercizio, stessa cosa, sentite un po' quella che è la differenza, metto sempre in muto il microfono. Questo era il canale normal in entrambe le varianti, con gli alnico blu, con i greenback, molto bello in entrambe le versioni, sicuramente con un po' più di medio basse come vi accennavo nella versione alnico blu, quindi un suono un po' più corposo, un po' meno squillante, sicuramente un canale normal molto interessante, ci permette di ospitare pedalini di vario genere, nasce un po' con quello scopo all'interno di quest'ampli, ma non è sicuramente la sua caratteristica principale, per questo adesso ci spostiamo sul canale Top Boost e andiamo a sentire qui quali sono le differenze sonore con le due conature diverse, greenback e alnico blu. Iniziamo appunto con il greenback e sentiamo un po' di sonorità diverse. Questo era il canale Top Boost con il gain più o meno a metà. Avete sentito, si sente molto di più la differenza tra i due amplificatori, tra le due conature. Completamente a parità di ripresa e di pot, volume, tono, eccetera. Andiamo a spingerci un po' oltre, sempre con l'amplificatore, andiamo ad aumentare il gain al massimo, canale Top Boost. Agirò un po' sul pot del tone cut per avere un po' di controllo in più di questo bellissimo suono, sempre con un pizzico di riverbero e per ora nessun pedale all'interno dell'FX loop, andremo dopo eventualmente a mettere un po' di delay. Vado quindi ad alzare al massimo il gain. Come avete potuto sentire, il canale Top Boost è tirato un po' per il collo, quindi con il gain al massimo ha un suono meraviglioso, meraviglioso in entrambe le versioni, un po' più acido e volendo adatto a un Britpop nella versione con i greenback, un po' più caldo e un po' più rotondo nella versione con gli alnico blu. La versione con gli alnico blu a me piace particolarmente, il volume è davvero
tanto, tanto, e grazie al pop del volume sul finale riusciamo comunque a contenerlo e a regolarlo un po'. Andiamo adesso a sentire, per esempio, all'interno di diversi mix come suona questo bellissimo amplificatore nelle due varianti. Per farlo accenderò anche quello che è l'FX Loop con un pizzico di delay all'interno, quindi per rendere il tutto un po' più dinamico. Il riverbero è sempre quello dell'amplificatore, che vi assicuro è splendido. Sentiamo. Eccoci di nuovo qua, abbiamo quindi testato i due amplificatori con diverse sonorità in diversi ambiti, sia in un mix sia senza mix, prima il Greenback, poi l'Alnico Blu, e le differenze insomma si sentono, sono sensibilmente evidenti, un cono Greenback un po' più acido come suono, un po' più focalizzato sulle medio alte, il tone cut in questo caso ci è molto molto utile perché ci permette appunto di regolare questa acidità, più focalizzato sicuramente il cono Alnico Blu. A me personalmente piace tantissimo l'Alnico Blu su questo tipo di amplificatore, in particolar modo con un chitarre come questa che diciamo un po' strizzano l'occhio a sonorità anche Britpop, sicuramente molto molto
accoppiati bene, una bellissima accoppiata. Avete sentito, il suono è sempre stato il suono degli amplificatori nelle stesse identiche modalità. Abbiamo utilizzato quello che erano le possibilità di gain, quindi un po' tutto lo spettro sonoro di questi amplificatori. Personalmente a me piacciono veramente tanto in entrambe le versioni. La funzionalità di poter anche escludere volendo il cono per usare un cabinet esterno è molto interessante. È un amplificatore sicuramente che ti marchia molto il suono e la sonorità, che tu utilizzi pedalini o che non utilizzi pedalini. Sicuramente il marchio Vox e il marchio AC30 qua si sentono tanti. Parliamo di due amplificatori di una certa stazza, comunque più di 30 kg di amplificatore. Abbiamo due coni da 12 su e quindi questo giustifica un po' il peso dell'ampli. Sicuramente una scelta vincente, sia che voi scegliate l'Alnico Blu che il Greenback. È solo una questione meramente di gusti, ma l'ampli è veramente ben fatto e suona davvero molto 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 bene. Questo è tutto, se ci sono curiosità ovviamente potete chiedere, commentare e ovviamente rivolgervi a quello che è il distributore locale italiano per avere più informazioni. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!